questa seconda giornata a Fiera Cavalli, Cavallo Magazine si è riservata un angolino con il miglior dressage che abbiamo in questo momento in Italia. E abbiamo qui con noi due rappresentanti della disciplina estremamente importanti. Abbiamo Francesco Zazza, che è stato nostro cavaliere olimpico, che poi racconteremo due cose. E abbiamo l'attuale campionessa in carica, Nathalie, che è un prestito. Lei parla inglese, di conseguenza cercheremo di combattere con la traduzione in diretta. Hi Nathalie. Hi. Allora, cominciamo da Francesco, che è più facile. Francesco, grande esperienza con un'Olimpiade, il dressage è diventata la tua strada, tu partivi da un'altra cosa, perché io mi ricordo di te in gara. Sì, dal completo. Che galoppavi a 2000 contro i tronchi e i fissi. E poi c'è stato il dressage. Sì, esatto. Com'è successo? Ma è successo che è sempre stata un po' la mia più grande passione. Fino ad Under 21, quindi fino a Young Rider, ho montato anche in dressage e poi, vabbè, ho dovuto scegliere per forza di cose, nel senso che tutte e due le discipline non erano praticabili dal punto di vista proprio di preparazione. E poi ho scelto il dressage quando sono cresciuto, perché era la mia passione vera. Allora, Nathalie, adesso, che è la rivelazione sorpresa di quest'anno, chiederò come mai l'Italia e perché il dressage. Nathalie, you are the new entry, you are the surprise of the year, and I would like to know how you come to arrive in Italy. I know you are based in England, you are Swedish by birth, and I would like to know why dressage. I have always loved dressage. I think since I was a little kid, I've always. Give me the time for the translation. Allora, sta dicendoci che lei ha sempre amato il dressage da quando era piccola. And for me, it's my big passion in life, and that's why I want to do it. È la sua passione della vita e questo è il motivo per cui l'ha scelto. And how you come to arrive in Italy? How did it happen? My mother is from Italy. La mamma è italiana e quindi questo è il primo aggancio per l'Italia. And then? And then I've always dreamt of competing and representing Italy. And now I finally got the opportunity to change sport nationality. So. Che avrebbe sempre voluto gareggiare per l'Italia, data la mamma italiana, adesso ha avuto la possibilità di cambiare nazionalità sportiva ed è arrivata da noi. And as a start, you just grabbed a national title. Yeah. E per cominciare si è subito appropriata di un titolo italiano quest'anno. Could you just tell us about your achievement? Yeah, it was a great experience to come to Italy and compete. I've been. È stata una grande esperienza arrivare in Italia e fare gare da noi. I've been to Italy competing once before at the European Championship for the U25s. Lei era già stata a fare gare in Italia al campionato europeo in which year? 2019. E nel 2019 aveva già quindi gareggiato in Italia. But it was so great to come back now and to be able to represent Italy, and yeah, of course it was a great experience to take a medal as well. I wasn't expecting that, so it was. Che comunque è molto contenta di essere tornata, è stata una grande opportunità tornare a competere qui, non si aspettava una medaglia. But now you must start to learn Italian. Yes, definitely. Adesso deve iniziare a imparare l'italiano. Francesco, ci vuoi dire, ci vuoi raccontare la tua sensazione rispetto al mondo del dressage, a come si vive l'atmosfera del mondo del dressage? Allora, è strano perché ti trovi fondamentalmente in mezzo a dei cavalieri e delle amazzoni che vedi ovviamente solo in video e tutti insieme. Infatti io rido sempre perché dico sempre che in quarantena ad Aquisgrana mi mettevo sulle tribune a guardare gli altri lavorare e dentro di me facevo un po' i conti della serva e dicevo vediamo chi posso battere e non c'era nessuno fondamentalmente. Quindi
Sei partito con un bello spiritone, allora. Un bello spiritone, proprio sportivo. No, a parte gli scherzi, no, è veramente formativo, è molto bello. Poi, indipendente, anche non solo vivere, non è stato bello solo vivere il mio sport, ma anche gli altri. Quindi vivere il villaggio olimpico, vedere gli atleti come si allenano, è stato molto bello. E impari guardando gli altri cavalieri in campo prova. Natalie, what are you going to do next? So I have a competition in Kronenburg in Holland in a few weeks. Allora, le ho chiesto quali sono i suoi prossimi appuntamenti sportivi e ha parlato di Kronenburg, che è una gara internazionale. And then after that I'm hoping to do a World Cup qualifier debut in London or in Mechelen, we'll see. Ambizioni molto alte. Prima tappa di qualifica. Accedere lei a una sua prima tappa di qualifica per Coppa del Mondo a Londra, o London or? Mechelen. O a Mechelen in Belgio. Quindi la ragazza punta in alto, bisogna tenerla sott'occhio. Io vi ringrazio moltissimo. Grazie per il vostro intervento. È sempre bello avere degli sportivi entusiasti qui al nostro stand. E non si fanno gli auguri, di conseguenza tornate e raccontateci cose nuove. Buon Natale. Buon Natale, semmai. Thanks a lot. Thank you. Thank you.